strada vicinale Paradiso, sarebbe dove si allenava il Napoli. Pronto? Una volta. Buongiorno, salve, signor salve. Angelo? No, è mio padre. Chi è? Buongiorno, salve, sono il direttore Francuzzi. Per quel che riguarda il ripristino del campo Paradiso, voi state a via vicinale, giusto? Sì. Purtroppo non abbiamo ancora ricevuto la vostra adesione o meno al ripristino della strada. E volevamo un attimo sapere come mai. Allora, un attimo solo, perché siccome mio padre purtroppo è morto... No, questo mi dispiace, insomma, posso parlare anche con lei, insomma, non sì, è un problema. Dica, perché non... Lei è maggiorenne? Sì. Ah, se mi posso permettere, quanti anni ha? Ce n'ho 42. Ah, vabbè, aveva una voce da ragazzino, complimenti. No. Le faccio veramente i complimenti, perché ha una voce giovane. Grazie. Meglio mai mantenersi così di questi tempi, a tenere questa voce. A me quando mi parla al telefono mi chiamano Ozi. Veramente, cioè, alla fine talmente che mi dicono: ah, mamma mia, chi mi ha chiamato? Ma tu sai, ci stiamo fanno Ozi. E allora io mi imposto e cerco di avere una voce più giovanile. Vabbè, non voglio rubarle altro tempo. Sicuramente ha da fare. Le spiego che cosa è successo. Ma lei ha 42 anni, quindi ricorderà insomma la storicità del campo adiacente alla strada dove lei abita. E purtroppo insomma abbiamo anche visto il degenerarsi del territorio lì e abbiamo indetto questo referendum attraverso il quale praticamente vorremmo ripristinarlo. Praticamente lei sa che ci sono queste categorie che sono il calcio maschile e il calcio femminile. E che cosa è successo? Che io in quanto rappresentante della categoria che vado a spiegarle, praticamente avevamo pensato di fare il campo per il calcio gay. Quindi praticamente spero che lei sia ovviamente contro l'omofobia, questo lo auspico perché ormai nella modernità così è, e quindi praticamente volevamo un attimino ripristinare il campo per poter renderlo il primo campo ufficiale del calcio gay. È solamente che lei mi cade un po' dalle nuvole come se non sapesse niente, mentre invece tante persone anche della sua zona, per esempio qui vedo il signor Di Biasio, la signora Esposito, il signor Caputo, ci hanno dato già l'adesione, hanno detto: ah, niente di meno, che problema ci sta? Io non è cercato dalle nuvole, nel senso che so lo che sapeva, il sapeva. Campo è abbandonato sì. In questa maniera, però certo. Non so. Non sapeva del progetto. Del progetto, chiaramente, purtroppo ho avuto anche molto da fare, insomma, per problemi grossi. No, per l'amore, questo non esiste, ognuno deve... Mi scusi un attimo solo perché è entrato il mio segretario, un attimo solo. Vedi che sono arrivate altre 3 adesioni. Nanni, metti tutto coso all'angoppa, amore, ho potuto un premio. Ma bella. È Gianni il mio segretario. Ho capito, comunque io purtroppo c'ho da fare, quindi... Sì, no, volevo solo... Non si preoccupi, volevo sapere magari se le rimando il modulo. Scusate un attimo solo, va giù, ecco polpaccio che tiene. Ah, si non c'entra avanti. Le dicevo, se li mandiamo nuovamente il...